Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. La confisca di beni per circa 2 milioni di euro, un totale di 94 anni e 10 mesi di reclusione inflitti, è un'assoluzione. Questa è la decisione del GUP di Catania a conclusione del rito abbreviato del procedimento Timo Leonte, che trattava un vasto traffico di droga tra Andrano e Siracusa, legato alla famiglia mafiosa dei Sant'Angelo. In tutto sono state condannate 12 persone, mentre sono stati rinviati a giudizio gli altri indagati, che verranno processati con rito ordinario. L'operazione era stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Catania il 19 maggio dello scorso anno, con l'individuazione dei canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti in Calabria da presunti esponenti dei clan Nirta Strangio di San Luca e Pesce Bellocco di Rosarno. L'attività condotta dai finanzieri ha permesso di individuare, oltre a numerosi automezzi per un valore complessivo di più di 300.000 euro, anche due ville lussuosamente rifinite per un valore complessivo stimato di circa 2 milioni di euro. Il boss dell''Ndrangheta, Salvatore Coluccio, è stato arrestato ieri dai carabinieri del Rossa Marina di Gioiosa Ionica, nel Regino. Coluccio è stato rintracciato all'interno di un bunker in un albergo, al quale si poteva accedere attraverso un apposito congegno meccanico. Al momento dell'arresto era solo e non ha opposto resistenza. Nel nascondiglio non sono state trovate armi. La struttura era dotata di energia elettrica, impianto di aerazione, generi alimentari ed altro materiale per consentire all'uomo di trascorrere in tutta comodità la sua latitanza. Pino Masciari, l'imprenditore calabrese divenuto testimone di giustizia dopo aver denunciato 'Ndrangheta e collusioni, attuerà da domani uno sciopero della fame e della sete davanti al Quirinale. Masciari aveva già annunciato la forma di protesta per lo scorso 26 marzo, decidendo di rinviarla per rispetto delle vittime del terremoto in Abruzzo. Con questa iniziativa, è scritto in una nota diffusa dall'Associazione Amici di Pino Masciari, l'imprenditore si rivolge soprattutto al Capo dello Stato, ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo un immediato intervento nella certezza che non sarà abbandonato e lasciato morire. La sua vicenda a questo punto è ormai un fatto burocratico e giuridico, una questione etica e morale. Da 12 anni Masciari vive un inferno. Ha dato la sua vita allo Stato, ma è sempre rimasto senza adeguata protezione con l''Ndrangheta in agguato. L'ANAS ha comunicato che per lavori di ammodernamento, dalle ore 20 di oggi 11 maggio alle ore 6 di domani 12, sarà chiuso al traffico il tratto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rosarno e Sant'Onofrio. Il traffico veicolare sarà deviato sulla strada statale 18, con uscita dalla A3 ai suddetti svincoli.